Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretta alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccio vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, perché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, 6 dicembre 1904. Continuando a stentare, a quando appena è venuto il benedetto Gesù, ed io mi vedevo nuda, spogliata di tutto, forse anima più misera non se ne trova simile, tanto è estrema la mia miseria. Che cambiamento funesto! Se il Signore non fa un nuovo miracolo nella sua onnipotenza per farmi risorgere da questo stato, io certo morrò di miseria. Onde il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, coraggio. Il principio della beatitudine eterna è il perdere ogni gusto proprio, perché a seconda che l'anima va sperdendo i propri gusti, così i gusti divini vi prendono possesso. E l'anima, avendo disfatto e perduto se stessa, non riconosce più se stessa, non trova niente di suo, neppure le cose spirituali. Dio, vedendo l'anima che non ha più niente di suo, la riempie di tutto se stesso e la ricolma di tutte le felicità divine. Ed allora l'anima può dirsi veramente beata, perché finché aveva qualcosa di proprio, non poteva andare esente da amarezze e timori, né Dio potrebbe comunicarle la propria felicità.
Ogni anima che entra nel porto della beatitudine eterna non può andare esente da questo punto, doloroso sì, ma necessario, né può farsene a meno. Generalmente lo fanno in punto di morte, ed il purgatorio vi mette l'ultima mano. Perciò, se si domanda alle creature che cosa è gusto di Dio, che significa beatitudine, sono cose a loro sconosciute, non sanno articolare parola. Ma alle anime mie dilette non voglio, essendosi date tutte a me, che la loro beatitudine tenga il principio lassù nel cielo, ma che tenga principio quaggiù in terra, e non voglio solo riempirle della felicità, della gloria del cielo, ma voglio riempirle dei beni, dei patimenti, delle virtù che si ebbe la mia umanità in terra. Perciò le spoglio non solo da gusti materiali che l'anima tiene in conto di sterco, ma dei gusti spirituali ancora, per riempirle tutte dei miei beni e dar loro il principio della beatitudine. Via. 22 dicembre 1904. Trovandomi nel solito mio stato, vedevo il bambinello Gesù con un pugno di luce in mano e dalle dita gli scorrevano i raggi fuori. E lui mi ha detto: figlia mia, la perfezione è luce. E chi dice di volerla raggiungere non fa altro che come chi volesse stringere in pugno un corpo di luce. Che mentre lo fa per stringere, la stessa luce gli scorre fuori dalle proprie dita, solo che la mano resta nella luce sommersa. Ora, la luce è Dio, e solo Dio è perfetto. E l'anima che vuole essere perfetta non fa altro che afferrare le ombre, le goccioline di Dio, e delle volte non fa altro che vivere nella sola luce, cioè nella verità. E siccome la luce quanto più vuoto trova e quanto più profondo è il luogo, tanto più addentro si intromette, così più spazio vi prende, così la luce divina, quanto più l'anima è vuota ed umile, tanto più la luce la riempie e le comunica le sue grazie e perfezioni. Bene, questi due capitoletti di questa mattina, ecco, sono chiaramente sintetizzabili con due importantissime virtù, senza le quali è impossibile accedere alla perfezione, gustare la bellezza di Dio fin da questo mondo e, se non si provvede in tempo, neanche nell'altro mondo, è impossibile vivere nella divina volontà, è impossibile anche, ovviamente, raggiungere la santità. Queste virtù sono: uno, la povertà, e due, l'umiltà. In realtà quello di cui parla Gesù nel primo capitoletto è esattamente la povertà. Povertà non soltanto di beni. Noi quando pensiamo alla povertà pensiamo subito ai beni materiali. Attenzione. La povertà dei beni materiali è necessaria per entrare nel regno di Dio, non nel senso che necessariamente si debba vendere tutto o non avere nulla di proprio, insomma, ma il rapporto con i beni materiali deve essere evangelico e distaccato. Questo non c'è assolutamente nessun dubbio. Evangelico e distaccato. Perché i beni materiali sono nient'altro che gusti terreni e i soldi non sono altro che lo strumento per soddisfare il desiderio di beni, di gusti terreni, di divertimenti, di piaceri che vengono. Ora, se uno è chiarissimo dal tenore del capitolo 87, quello del 6 dicembre, se uno ha gusti terreni e ci si immerge, quindi li soddisfa, li sfoga, può completamente, insomma, dimenticare che possa avere accesso ai gusti celesti. Perché, spiega Gesù, per essere riempiti di gusti del cielo, i gusti materiali vanno tenuti in conto di sterco. San Francesco chiamava il denaro lo sterco di Satana, no? Ecco, ma anche tutti quanti i piaceri della terra vanno tenuti in conto di sterco. Se uno vuole gustare i piaceri del cielo, e non solo,
i gusti materiali, no? Ma anche i gusti spirituali vanno deposti nelle mani dell'Altissimo. Quello che Gesù dice è che il principio della beatitudine eterna, la beatitudine eterna comincia sulla terra, quindi anche della beatitudine terrena, è perdere ogni gusto proprio. Qui Gesù lo spiega in maniera semplice, no? Ma i grandi maestri di spirito, uno per tutti è San Giovanni della Croce, leggerlo approfonditamente e quindi andare ad approfondire che vuol dire perdere ogni gusto proprio, insomma, può portare qualche anima un po' debole a spaventarsi un po'. Però i romani dicevano dura lex sed lex, non c'è possibilità, d'accordo? Quindi o attaccati alla terra o con il cuore aperto al cielo, non ci sono altre possibilità. C'è una proporzione stabilita da Gesù. A seconda che l'anima va sperdendo i propri gusti, così i gusti divini vi prendono possesso. Cioè, gusti terreni e gusti divini sono inversamente proporzionali. Se cresce l'uno, si abbassa l'altro. Se cresce l'altro, si abbassa l'uno. Non c'è nessuna possibilità di fuga da questa legge. Quindi, questa è un'operazione, certamente, che dobbiamo innanzitutto chiedere al Signore, ma è un'operazione a cui occorre ovviamente disporsi con atti su atti su atti su atti di volontà, d'accordo? Quindi la mortificazione, il rinunciare ad alcuni piaceri, il privarsi di alcune cose, e il non lamentarsi di contrarietà di ogni genere, no? Oltre che ad essere esercizi che ci aiutano a entrare sempre meglio nella divina volontà, concorrono a questa operazione santissima e del disfacimento e della perdita dei gusti propri. Vedete, bellissima espressione. L'anima, avendo disfatto e perduto se stessa, non riconosce più se stessa, non trova più niente di suo, neppure le cose spirituali, neppure quelle. Quindi c'è quella situazione di assoluta libertà interiore, cioè che l'anima è completamente consegnata nelle mani di Dio. Godrò quello che tu mi farai godere, sarò consolato se mi consolerai, prenderò la croce se me la mandi. Quindi sto in questo stato di reale e profonda indifferenza. Gesù avverte questo processo è un processo doloroso, non è un processo, come dire, indolore, no? Non può andare esente da questo punto l'anima che vuole entrare nel porto della beatitudine eterna, doloroso sì, ma necessario, né può farsene a meno. Cioè, la grande allegria, pur nella serietà di queste cose, no? Che emerge leggendo queste cose, e invito, insomma, chiunque ascolti queste meditazioni a metterselo bene in testa, d'accordo? Espressione che cara a Papa Francesco, non dice qualcosa che ci tiene, dice mettetevelo bene in testa, ecco. Del resto anche Gesù, no, quando diceva qualcosa di importante, quando faceva gli annunci della passione, diceva mettetevi bene in testa che il figlio dell'uomo deve essere consegnato, no? Allora qui bisogna mettersi bene in testa, come si vede, che la vita nella divina volontà presuppone tutti gli insegnamenti classici sul cammino ordinario di perfezione, perché queste cose che Gesù qui dice, uno prenda la notte oscura, prenda la prima parte della salita del Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, e le trova non solo che le trova centellinate, comprese le istruzioni per l'uso, attenzione, che bisogna prendere per raggiungere alla notte dei sensi, per esempio, no? Quindi che significa rinunciare a tutti i piaceri sensibili, e come ci si arriva a questo qui, no? E ecco, quindi il discorso è molto semplice, è molto semplice. E quando l'anima non ha più niente di suo, Dio la riempie di se stesso, lo svuotamento, no? Ecco la povertà. La povertà materiale, che a noi è quella che fa più impressione, no?
non è altro che il riverbero esteriore della povertà. Quando Gesù dice beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli, sono questi, sono. Cioè, sono quelli che non hanno interesse, né sono attaccati, né sono ricchi di cose di questo mondo, di qualunque genere esse siano. Nel senso, possono anche averle, possono anche, capito, cioè, goderle. Cioè, se uno ti invita a mangiare la pizza, non è che no, voglio godere il Signore, non posso andare a mangiare la pizza. Vai tranquillamente, d'accordo? Ma se devi stare un anno senza mangiare la pizza, non succede niente, non succede. D'accordo? Questo è la povertà. Cioè, un povero, che ne so, San Francesco, che non c'era niente di sé, se un giorno uno se lo prendeva un riccone, se lo portava alla mensa sua, lauda e bandita, Francesco mangiava, sicuramente non mangiava, non si strafogava, insomma, perché non era nel suo stile. Il giorno dopo invece gli davano tre tozzi di pane rancido e si mangiava tre tozzi di pane rancido. D'accordo? Quindi non è un problema del quello che si fa o del quello che si ha, no? Cioè, una persona, per esempio, può avere per necessità un bene di per se stesso, come dire, non da povero, diciamo così, ma perché ne ha necessità, per esempio, dovute al lavoro o alla missione che ha, no? È chiaro che per le cose che non sono necessarie abbasserà, diciamo così, il livello di vita ad un grado inferiore, no? Quindi questo è un po' il lavoro, ma ripeto, gli esempi materiali sono sempre un pochino più semplici. Ma le cose spirituali sono più importanti, le rinunce ai nostri attaccamenti affettivi. La rinuncia, per esempio, alla stima, no? Degli altri. Attenzione, noi dobbiamo sempre fare in modo, come dire, di avere a cuore la nostra buona fama, nel senso che, perdere la buona fama non è qualcosa che può ridondare a danno, per esempio, del Vangelo, nel senso che se io sono un credente, un praticante, e ho una brutta nomea in giro, qualcuno potrebbe pensare, ah, vedi i praticanti che sono, no? Quindi, allora, però, noi non dobbiamo metterci in condizione di perdere la buona fama, come dice il Nuovo Testamento, con azioni sconvenienti o peggio ancora peccaminose o scandalose, no? Ecco, però c'è anche quell'altro principio che noi non possiamo agire per piacere agli uomini. Cioè, se c'è una cosa che a un certo punto piace a Dio e io non è possibile, quello che voglio un attimo adesso, semplificando, dire, cioè non è possibile essere pieno di gusti propri, personali e di cose, insomma, della terra e al tempo stesso essere, come dire, pieni di cose del cielo. L'uno e l'altra non si possono avere, quindi c'è necessità, ecco, di questo proprio distacco interiore da tutte, ripeto, in particolare, insomma, per quanto riguarda, insomma, per esempio il discorso della buona fama, ma che stavo prima affrontando, se si tratta di piacere a Gesù in una cosa necessaria, e magari questo comporta l'essere criticati, insomma, lì bisogna avere il discernimento e quindi il coraggio anche di agire di conseguenza, no? Ecco, perché si manca, quindi la tutela della buona fama è doverosa, ecco, ma è anche doveroso la fedeltà al Vangelo. Stessa cosa vale per la salute del corpo, no? La salute del corpo noi dobbiamo curarla, d'accordo? Ma il salutismo è un po' eccessivo, cioè, ah, no, io oggi non
Non faccio manco un digiuno perché i medici dicono che se fai il digiuno poi lo stomaco non lavora e ti viene l'ulcera. Questo è un po' troppo, no? Ecco, quindi c'è un lavoro, insomma, da fare. Quindi il Signore a chi si dispone lo aiuta. Perché siccome Dio vuole riempirci, attenzione, qui fa un prequel, fa un prodromo di quella che è una delle caratteristiche fondamentali della vita nella divina volontà, per cui è particolarmente allettante, e giustamente, no? Dice, non voglio solo riempire della felicità e della gloria del cielo, ma voglio riempirle dei beni, dei patimenti, delle virtù che si ebbe la mia umanità in terra e l'Eden terrestre. Cioè chi vive nella divina volontà comincia il paradiso qui, insieme, attenzione, lo dice anche qui, no? I patimenti, le croci, ecco, come non dobbiamo mai cadere nella idea distorta che la vita nella divina volontà sia una sorta, come dire, di strada completamente nuova, no? Che non ha niente a che fare con ciò che è stato sempre fatto. Queste cose completamente nuove di per sé stesso, ricordiamo, se questo era un principio antichissimo, quando sento una cosa completamente nuova, d'accordo? Quindi che non ha agganci alla tradizione cattolica, tradizione, non, tradizione con la T maiuscola, insomma, non nel senso del genere del tradizionalismo, cioè, ma la continuità che la Chiesa ha vissuto in 2000 anni di vita, già la devo guardare con sospetto. Ecco. Quindi, così però, come non bisogna assolutamente pensare che ci troviamo dinanzi ad una cosa, come dire, completamente nuova, ecco, così, quindi non dobbiamo pensare a scorciatoie, no? Ecco, rispetto alla via comune, ecco, così non dobbiamo assolutamente pensare che in questo mondo della divina volontà ci sia un qualche cosa, come dire, di particolare, insomma, no? Di alternativo o, come dire, di singolare, cioè è un perfezionamento, è un completamento di ciò che nella Chiesa si è sempre vissuto. Certamente è un completamento reale, quindi non è un dettaglio, d'accordo? Perché è una cosa che dilata le sfere degli orizzonti, no? Ma è come dire, lo sviluppo di un albero che cresce tirando fuori tutti i fiori, tutti i frutti, ma l'albero, l'innesto è sempre lo stesso, non può essere nient'altro che sempre lo stesso, no? Ecco, quindi questo fa veramente riempire il cuore anche di quella santa serenità della comunione, diciamo così, quindi del contatto con la vita della Chiesa tutta intera. Ecco, che vive e respira con tutti noi. Ecco, a fianco alla povertà, a questa forma, diciamo così, che spero che ci siamo riusciti a mettere, no? Dilatata di povertà, no? Quindi che parte dai beni materiali, ma raggiunge anche i beni interiori, affettivi soprattutto, spirituali. C'è poi, come dire, un piccolo complemento, ma la povertà e l'umiltà, capite? La povertà di spirito si può anche, come dire, quasi interscambiare con l'umiltà, no? Perché l'umile è uno che si mette in basso. Ecco, ma nel secondo paragrafetto Gesù approfondisce, come dire, puntualizza la situazione del vuoto, no? Dell'anima. Quindi quanto più l'anima è vuota ed umile, tanto più la luce la riempie e le comunica le sue grazie e perfezioni. Qui con la luce Gesù intende soprattutto la verità. E allora la cosa di cui è tanto difficile svuotarsi, che è maggiormente, diciamo così, stimolata da queste suggestioni, sono le nostre idee.
C'è stato chi ha detto giustamente, io più di qualche volta ci ho predicato su questo punto, che l'uomo non c'è niente a cui tanto difficilmente rinuncia quanto alle proprie idee. E invece non c'è niente di più necessario per camminare dietro a Gesù di essere sempre molto flessibili sulle proprie convinzioni, anche spirituali, anche apparentemente sante. Perché dietro tante forme anche di a volte rigidità mentale o anche dottrinale, eccetera, eccetera, non c'è, cioè c'è una piccola parte di luce, ma la maggior parte ci sono le proiezioni dei nostri problemi che ci portiamo dietro, delle nostre frustrazioni, delle nostre insicurezze, delle nostre paure, del nostro bisogno di punti fermi, d'accordo? Ecco. Invece, questo è, quando uno veramente vuole tendere alla perfezione, deve rinunciare, in un certo senso, a trovare la terra sotto i piedi, no? Perché se io ho delle convinzioni ben precise, mi sento tranquillo, mi sento sicuro. Ecco, ma la convinzione è ben precisa, ovviamente. Presupposto il credo della Santa Chiesa Cattolica, tutte le verità di fede, eccetera, eccetera, la devo mettere nel Signore. D'accordo? Gli stili, le priorità, le attenzioni, no? Cioè, ci deve essere sempre questa feconda apertura interiore, senza timore, d'accordo? Cioè, se una cosa è falsa, la mia coscienza mi aiuterà, lo Spirito Santo mi aiuterà, ma il rifiuto, diciamo così, di essere flessibili, no? Dice, a me questa cosa non mi sembra, per esempio, prioritaria, ma io non lo posso mica sapere, non posso mica esserne certo, insomma, che Dio sia d'accordo sul fatto che questa cosa non sia prioritaria. E lasciamo le porte aperte, insomma, no? O quando incontriamo, per esempio, questo è facilissimo, no? Nella vita della Chiesa, no? Uno stile pastorale, un modo di fare completamente differente dalla nostra sensibilità, no? Essere aperti, perché forse, non è detto insomma che uno debba poi, cioè può darsi che ci siano delle carenze, delle inadeguatezze, no? Quindi io spero che si comprenda il senso profondo, insomma, di queste piccole sollecitazioni che cerco di fare alla luce di quello che ascoltiamo, no? Anche una persona che la pensa completamente diversamente da me, magari da un punto di vista oggettivo si sbaglia, ma sicuramente però nel suo patrimonio esistenziale, di vita, porta dei valori. Magari mi può portare l'attenzione su una cosa che per me non è tanto importante, invece sta persona magari l'accento in particolare, e io faccio mio anche questo punto, no? Per esempio oggi San Vincenzo de Paoli, oggi nella liturgia. San Vincenzo de Paolo era un apostolo dei poveri, quindi ha fatto dei poveri e dell'attenzione ad essi, e quindi della povertà evangelica, proprio il cuore della sua predicazione, un po' come Madre Teresa di Calcutta, no? È una sensibilità di ispirazione evangelica, d'accordo? San Domenico, pur essendo molto povero, fece, diciamo così, oggetto della sua attenzione privilegiata, non so, la predicazione del Vangelo. Allora non c'ha senso, ecco, questo è quello che volevo dire, no? Irrigidirsi. Ah, no, 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 quello che bisogna fare è la predicazione del Vangelo, tanto i poveri, sì, li aiutiamo un pochino, ma non sono così importanti. O al contrario, no, 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 i poveri sono gli amici di Gesù, chi fa una cosa buona a loro l'ha fatta Gesù e quindi tutto il resto non serve a niente. Ecco, questo non va bene, d'accordo? Questo non va bene perché ci vuole questa dimensione di perché il Vangelo va preso tutto, d'accordo? È certo che se il Signore ad uno gli chiede di fondare un istituto che si deve prendere cura dei poveri, come è stato San Francesco per San Vincenzo de Paoli con la storia della carità, è ovvio che deve in qualche modo suscitargli un'attenzione particolare, no? Ecco, ma ripeto, le faziosità, le rigidità interiori, l'impuntarsi su alcune idee anche che si ritengono buone, non è mai,
di per sé segno che siamo mossi dallo spirito buono, perché lo spirito buono non ha paura del confronto, del dialogo, dell'apertura, non ha paura di dire, beh, effettivamente, insomma, questi hanno delle sensibilità e portano attenzione su alcune cose evangeliche che nella mia vita personale non hanno tanto spazio. Forse magari sarebbe meglio che gli dato un pochino di spazio, no? Magari io penso che sia importante la preghiera e non ho tanto, come dire, non sono tanto sollecito nell'elemosina e nelle opere di misericordia, ma pure l'elemosina e le opere di misericordia sono importanti. Così come se uno è sollecito nelle opere di misericordia, l'elemosina deve ricordare che la preghiera è importante, c'è tutto nella vita interiore, no? Allora, la luce entra tanto quanto una persona si svuota e lascia spazio alla grazia di operare. Se noi ci rigidiamo, il nostro Signore non forza la nostra volontà e quindi purtroppo rimaniamo fermi nelle nostre opinioni, ma anche lontani dalla luce che viene dal cielo. Povertà e vuoto interiore, Santa Vergine Maria, ecco, qualcuno ti ha chiamato, ecco, facendoti un bel complimento, la donna vuota. Certo, perché per essere pieni di grazia bisogna essere vuoti, vuoti di tutto, innanzitutto vuoti di se stessi e di tante convinzioni, molte volte molto pellegrine, ecco, che ci portiamo dietro. Qualcun altro ha detto, e io sono sempre stato più che d'accordo con questa cosa, che l'umiltà è la tua più grande virtù e la vita tua di Gesù è stata una vita non povera di più e non solo di beni materiali, no? Ecco, ma, povera di mondo, ecco, ma dire ricca di Dio è dire poco, molto di più. Ecco, fa che queste cose, Santa e Divina Maria, possono entrarci bene nel cuore, oltre che nella mente, perché comprendiamo che lasciare tutto per Dio non è depauperarci o impoverirci, ma è trovare la vera ricchezza, quella che appagherà il nostro cuore e quella che ci renderà, che ci darà la pace, perché trovata quella non cercheremo più nient'altro. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.